Che cosa si intende per disturbo respiratorio notturno? Per disturbo respiratorio notturno intendiamo una gamma di situazioni in cui c'è un'alterazione della respirazione durante la notte. Il più comune fra questi è quello spettro di eventi che va dal russamento, ossia il rumore causato dalla vibrazione della parete faringea, fino al blocco completo e transitorio della respirazione dovuta al collasso dell'alta via respiratoria che chiamiamo apnea ostruttiva. Quando questi eventi non sono occasionali ma si susseguono in maniera subcontinua durante il sonno, si configurano due condizioni che chiamiamo roncopatia, in caso sia presente solo russamento, oppure sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno, OSA o OSAS, in caso siano presenti apnee subcontinue. Nel tempo, pazienti che sono stati russatori possono sviluppare in un progressivo divenire una sindrome delle apnee ostruttive. Una prima considerazione importante da fare è che, mentre la roncopatia non ha conseguenze per la salute dell'individuo e quindi non è una malattia, la sindrome delle apnee ostruttive è una vera e propria patologia e lo è fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo: la sindrome delle apnee ostruttive è un importante fattore di rischio cardiovascolare. Sono ad esse collegati l'ipertensione, l'infarto, l'ictus, aritmie notturne. Ed è dimostrato che il rischio di eventi fatali cardiovascolari in questi pazienti è nettamente superiore rispetto alla popolazione sana. Il secondo motivo è che l'alterazione della qualità del sonno causata dalle apnee determina delle sintomatologie neurologiche, in particolare la cefalea, disturbi dell'umore che possono andare dalla depressione fino alla irrequietezza e all'aggressività, alterazioni del normale desiderio sessuale e il sintomo più eclatante che è la stanchezza e la sonnolenza durante il giorno. Sonnolenza che può essere lieve quando è presente solo nei momenti di relax, pensiamo per esempio alla sonnolenza postprandiale o quando un soggetto guarda la televisione o quando va al cinema, a teatro o un'altra condizione di questo tipo, ma può essere anche severa quando è presente durante le normali attività quotidiane, in particolare durante le attività lavorative, ma anche alla guida della macchina. È infatti dimostrato che a questa condizione patologica sono associati la stragrande maggioranza degli incidenti stradali e degli incidenti sul lavoro. Per questo, dal 2016, in Italia, come in altri paesi, chi ha questa malattia e non è trattato non può avere la patente di guida. È esperienza comune di come il russamento semplice sia diffuso nella popolazione adulta. Per quanto riguarda la sindrome delle apnee ostruttive, il Ministero della Salute stima che nella popolazione adulta tra i 40 e gli 85 anni, questa possa interessare fino alla metà dei soggetti di sesso maschile e fino a un quinto di quelli di sesso femminile. Chiaramente non tutti questi pazienti sono identificati e diagnosticati. Infatti, attualmente questa malattia è ampiamente sottodiagnosticata. Tuttavia, in relazione alla gravità del quadro clinico e alla diffusione, è chiaro che essa ha un notevole impatto dal punto di vista clinico, sociale e di economia sanitaria. Come è possibile fare la diagnosi? Il sospetto diagnostico si basa sull'analisi dei sintomi, in particolare sulla sonnolenza diurna. È importante anche quanto riferito dal partner, una storia di russamento, la presenza di vere e proprie apnee che possono anche spaventare chi osserva il sonno notturno. È da sottolineare l'importanza del ruolo del partner perché spesso il paziente non è cosciente di quello che succede durante la notte e quindi può sottostimare la sua condizione. Una volta che c'è il sospetto clinico, è chiaro che deve essere fatta la diagnosi
La diagnosi si basa su un esame preciso che è l'esame dello studio del sonno, la polisonnografia o il monitoraggio cardiorespiratorio notturno, esami che consistono nella registrazione dei parametri neurologici, cardiologici e respiratori durante la notte. Si fa con un dispositivo molto semplice e può essere fatto o in una struttura ospedaliera oppure anche al domicilio del paziente. Un medico specializzato provvederà poi all'interpretazione e alla refertazione dell'esame per valutare la presenza o l'assenza della malattia e, nel caso in cui ci sia malattia, di stadiarne la gravità. Essendo una malattia multidisciplinare, sono necessarie anche a volte valutazioni di colleghi cardiologi, pneumologi, neurologi, ma anche dentisti o chirurghi maxillofacciali. Sicuramente un ruolo centrale è svolto dallo specialista otorinolaringoiatra, che grazie al suo esame può identificare le caratteristiche anatomiche e morfologiche dell'alta via respiratoria, definire quelli che possono essere i possibili siti critici e quindi stabilire anche un percorso terapeutico. Un esame che facciamo attualmente si chiama slip endoscopy ed è una endoscopia della via respiratoria che viene fatta attraverso un sonno indotto farmacologicamente. In questo caso è possibile avere la chiarezza di quello che succede all'interno della via respiratoria del paziente durante la notte e quindi poter scegliere una strategia terapeutica adeguata. Qual è la terapia per questa patologia? Una prima considerazione da fare è che per questa malattia non esistono terapie farmacologiche. Come norma generale è sconsigliato l'utilizzo di alcolici nelle ore serali e quello di prendere dei farmaci ipnotici, ossia i sonniferi. È dimostrato che la posizione supina peggiora sia il russamento che le apnee ostruttive. E quindi si consiglia ai pazienti di dormire di fianco. Esistono in commercio alcuni dispositivi che obbligano il soggetto a mantenere questa posizione. Sono codificati anche alcuni procedimenti artigianali. Il più comune è quello di cucire una pallina da tennis o un oggetto comunque fastidioso nella fodera del pigiama. Sicuramente i soggetti in sovrappeso o i soggetti francamente obesi possono ottenere grandi risultati dal dimagrimento, che può risolvere e comunque migliorare il disturbo respiratorio e la sintomatologia ad esso correlata. Una dieta adeguata, una attività fisica costante sono sempre consigliati. In alcuni casi, in presenza di obesità patologica, si può ricorrere anche alla chirurgia bariatrica. Alcuni pazienti selezionati possono trarre beneficio da un dispositivo ortodontico da utilizzare durante la notte. Tuttavia, la terapia elettiva della sindrome delle apnee ostruttive, quello che noi chiamiamo il gold standard, è l'utilizzo della ventilazione notturna a pressione positiva, la CPAP. Il paziente deve dormire con una mascherina, ne esistono diverse forme in commercio, che è collegata a un ventilatore, che forzando l'ingresso di aria impedisce il collasso della via respiratoria. Chiaramente la terapia deve essere effettuata in maniera costante, tutta la notte e tutte le notti, però l'utilizzo permette la risoluzione del quadro clinico, la normalizzazione degli indici respiratori e soprattutto la scomparsa del rischio vascolare e della sintomatologia correlata. È prevista anche una terapia chirurgica? La terapia chirurgica si pone come alternativa da sola o in associazione spesso con l'apparecchio ortodontico per quei pazienti che non tollerano la terapia col ventilatore a pressione positiva. Oppure in quei pazienti che in prima battuta scelgono una terapia alternativa. Penso soprattutto ai soggetti giovani, quando l'utilizzo della CPAP può creare un certo disagio relazionale.
È importante ricordare che non esiste un intervento unico per questo tipo di problema, ma che nel tempo sono state proposte diverse procedure, alcune mini-invasive, altre francamente invasive, con lo scopo di allargare o stabilizzare la via respiratoria per evitarne il collasso notturno. Sono procedure a diversi livelli, per esempio a livello delle fosse nasali per migliorare la respirazione, l'allargamento e la stabilizzazione delle strutture del palato molle, quelle che in termine tecnico si chiamano faringoplastiche, gli interventi di resezione della base linguale, che oggi possono essere effettuati anche in chirurgia robotica, fino agli interventi maxillofacciali di avanzamento bimascellare. Lo specialista otorinolaringoiatra, grazie alle proprie competenze e grazie soprattutto all'aiuto degli esami diagnostici, in particolare della slip endoscopy, ha il compito di porre una corretta indicazione, scegliendo in funzione delle caratteristiche anatomiche e morfologiche della via respiratoria del paziente quelli che sono gli interventi che meglio possono garantire la risoluzione del problema. È importante ricordare che un intervento chirurgico senza una corretta indicazione espone a un elevato rischio di fallimento. Ha un ultimo consiglio per chi soffre di questo disturbo? Mi piacerebbe che aumentasse la sensibilità nei confronti di questa emergente patologia, perché come abbiamo visto è ampiamente sottostimata. Un consiglio è quello che quando ci siamo di fronte a un paziente con sospetta sindrome delle apnee ostruttive, questo venga affidato a una struttura in cui ci siano delle specialisti competenti in materia che possano guidarlo in tutto il percorso diagnostico e terapeutico, al fine di ottimizzare i tempi e soprattutto le risorse con lo scopo di garantire sempre il miglior risultato possibile.